Partiamo per il nostro secondo allenamento settimanale, fase di riscaldamento abbastanza semplice. Siamo a produrci in un riscaldamento che puoi tranquillamente seguire sulla scheda e seguendo il video, con serie ripetizioni come sono indicate. Vi ricordo sempre che il riscaldamento è una parte fondamentale, quindi non saltatelo, fate una buona parte di attivazione per poi entrare nel corpo dell'allenamento. Per quanto riguarda l'allenamento di oggi, abbiamo un allenamento a ripetizioni, quindi dovremmo eseguire un certo numero di ripetizioni per tre stazioni di lavoro. Le ripetizioni da fare sono 21, 15, 9, 7 in funzione di ogni round di lavoro. Quando parlo di 21, 15, 9, 7, intendo dire che facciamo 21 ripetizioni per ogni esercizio, 15 per ogni esercizio, 9 e 7 per ogni esercizio. Ovviamente, se è troppo intenso e troppo duro, possiamo scalare la serie delle 21, quindi partire dalle 15, 9 e 7 ripetizioni. In funzione del nostro livello, partiamo con il dive bomber, che di fatto è come l'indo push-up, però segue la stessa strada di salita e di discesa. Se invece è troppo, facciamo un indo push-up. Se resta ancora troppo, facciamo degli end release push-ups, come avete visto in video. Seconda stazione di lavoro sono dei jumping lunge, oppure, se sono troppo intensi, drop lunge, come in questo caso, quindi passando da una fase centrale e andando a splittare una gamba avanti e una indietro. Se sono ancora troppo intensi, passiamo a una condizione statica senza balzi. Quando parlo di 21, 15, 9, intendo dire ripetizioni per lato in queste condizioni che riguardano un solo arto alla volta. Chiudiamo le nostre serie con un V-sit alternato. Nella condizione peggiore a gamba tesa, avremo poi una versione a gamba flessa perché risulta essere un po' meno impattante perché abbassa un po' il braccio di leva, e poi la condizione più semplice, quella con mani appoggiate a terra e estensione alternata di una gamba per avanti. Anche in questo caso le ripetizioni sono da intendersi per lato. Vi ricordo che per scalare l'allenamento possiamo togliere il set delle 21 eventualmente ripetizioni e partire direttamente da 15. Chiudiamo poi la seduta con del core e avremo due esercizi che sono fondamentalmente il plank e l'hollow rock, che adesso vediamo a seguire. E il lavoro prevede 50 secondi di tenuta statica per i due esercizi, consecutivamente passeremo poi a fare 40 secondi più 40 secondi, consecutivamente 30 più 30 e così via fino ad arrivare a 10 secondi più 10 secondi. Se è troppo intenso, possiamo anche in questo caso partire saltando il round più lungo dei 50 secondi, partendo direttamente dai 40.